morning guys, good morning e buona giornata di venerdì da vivere nuovamente con una mente nuova. Ok, mi trovo qua in una bellissima giornata invernale di sole, siamo in pausa pranzo e prendiamo un attimo come ristoro il nostro chiacchierare insieme, discutere insieme. Dunque, oggi mi piacerebbe introdurre con voi il concetto di autorità, il concetto di soggezione. Spesso nei rapporti sociali, soprattutto nei rapporti lavorativi, si conta molto questo rapporto tra lavoratore e chi ci offre il lavoro, quindi in qualche modo l'imprenditore. Molte volte vedo delle persone che sono troppo legate alle parole dell'imprenditore. Per carità di Dio, non sto assolutamente dicendo di andare contro l'imprenditore, ma di utilizzare una logica che è quella di comprendere se noi siamo abituati fin da piccoli, fin dall'infanzia, ad avere questo senso di assoggettamento, quindi questo senso di essere consenzienti o sudditanti nei confronti di chi ci offre un'opportunità. Molte volte la radice, la base, nasce proprio da come noi abbiamo affrontato l'esperienza in famiglia e di come noi non siamo stati anche diplomatici nel comunicare ai nostri genitori il nostro modo di pensare, ma soprattutto a dare per scontato che i nostri genitori abbiano sempre ragione. E questo molte volte si ripercuote, per esempio, nel mondo del lavoro, ma si ripercuote anche nei rapporti tra amici o addirittura nei rapporti tra maschio e femmina, quindi nei rapporti, diciamo, di coppia. E quello che vi voglio quindi oggi portare come spunto è comprendere se in passato voi, soprattutto con i genitori e con la famiglia, che sono le nostre radici terrene, avete avuto questa poca apertura al dialogo, ma soprattutto ai vostri punti di vista, senza andare contro, ma uno scambio equo. La maggior parte delle persone che conosco non hanno purtroppo avuto questo scambio equo. Ragionate su questo e trasformate, se possibile, oggi con grande consapevolezza, perché diciamo il passato è passato, mentre il presente è qui e in eterno e per sempre, qui e ora, se così possiamo dire. Potete correggervi. Ve l'ho sempre detto, non rimanete nel problema, non cercate di fare grandi elaborazioni mentali, cercate di correggervi, questo è la base di tutto. Bene, vi lascio con questo piccolo spunto, spero che vi sia servito. Cercate di essere imprenditori di voi stessi, autorevoli, di non applicare voi l'autorità nei confronti degli altri, neanche imporvi a voi stessi determinate cose e capire se effettivamente potete cambiare il rapporto con gli altri. Io vi saluto e ci vediamo per le lezioni di formazione yoga nel fine settimana. Con la mente e con il cuore, Namaskar. Buona giornata nuovamente.